Che c***o di gol! Manca mezz'ora all'inizio della partita e siamo ancora fuori dallo stadio. C'è una coda incredibile per arrivarci. Dobbiamo farcela a piedi, speriamo di arrivare in tempo. È la polizia lì. Dai, non cagate in casa. Ragazzo, passo di Harry. Ti diamo una mano. Open, 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 open! Come on, open! Cioè, questi hanno speso 220 miliardi per fare i mondiali in Qatar e fanno dei passaggi di merda. A quanto pare sono tutti in ritardo oggi. Ok, ci vediamo quasi essere. Spectator entrance, da dietro c'è lo stadio, ragazzi. E anche oggi controlli passati. Comunque, non vi vedo con chi sono. Mirko. Sì. E più, fai vedere che maglia c'hai per Andre. Forza Azzurri, Polonia! L'ultima volta non c'è andata bene noi con questo trio perché l'Argentina ha perso contro l'Arabia Saudita. Vediamo se oggi riusciamo a portare bene alla Francia. Sarò qui a sostenere la Francia, in particolare Giroud e Theo Hernandez. Quindi let's go con lo stadio. Ci siamo finalmente! Pioli's on fire! Pioli's on fire! La 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 la! Ragazzi, siamo dentro! Francia-Danimarca, ottavi di finale! Ci siamo! Eccoci ragazzi! Wow! Dovremmo avere anche dei posti fighi, tipo terza fila dovremmo essere teoricamente. Questo è il posto di quest'oggi ragazzi, siamo praticamente in campo da una parte e dall'altra. Vamos Francia, vamos, vamos! Olivier, eccolo lì, Kylian, Rabiot, Griezmann, ed ora è il momento dell'inno. Le jour de glorie d'armée, le monde la tyrannie, le tendard sanglant élevé. Grande Oli! Marchone! Vamos! Zelinski? È tutto pronto amici per il match Francia-Polonia, si parte. Kylian! Teo, Giroud, Mbappé. Primo tempo avremo Mbappé e Teo sulla nostra fascia qui vicino. Si parte, let's go. Vai Teo, vai Teo. Varane va più in alto di tutti, ma è fuori. Vai Kylian! Sì! Parte però non lo fermi ragazzi! Due volte su due Mbappé per Giroud, secondo me stasera esce il gol di uno dei due. La Polonia, primo tiro che ha fatto, però la Francia ha rischiato, eh. Non li sto dietro col telefono. Cioè, non gli sono stato dietro con il telefono, ragazzi, andava troppo veloce. Cazzo mi hai sbagliato! Secondo me arriva prima o poi però, dai, 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 dai!
come ha saltato, ragazzi. Che forte, che forte. Cioè, vederlo dal vivo giocare è tanta, tanta roba. Ha rischiato di nuovo per la seconda volta la Francia. Attenzione. Bella Giroud. Lo sapevo che la metteva dentro! E l'avevo detto Fuse Gamer, prima o poi le faceva! E anche in nazionale si è girato Giroud! Finisce quel primo tempo, ragazzi, 1-0, Olivier Giroud! Fortunatamente si è segnato anche qui sotto la porta dove, insomma, ce l'abbiamo stravicino. Grande Oli, stracontento per te. E andiamo con il secondo tempo. Stanno rientrando in campo le squadre. Comunque con 52 gol Giroud diventa il miglior marcatore della storia della nazionale francese. Secondo tempo. Griezmann al centrocampista è molto bravo, cioè è più forte quasi che il trequartista barra ala. Paro! Cosa si è mangiata qua la Francia? Giro del cavolo eri! Cioè, raga, questo è il gol del mondiale praticamente, dal vivo allo stadio, non ci credo. Che cazzo di gol erano tolti? Mamma mia, è caldo Giroud oggi, cazzo, deve arrivare la doppietta, no, più gamer. Fake! Segnano Giroud e Mbappé, 2-0. Forte ragazzi, troppo troppo forte Mbappé, giocatore assoluto. Ragazzi, fuori Giroud, fuori Dembélé, dentro Coman e dentro Thuram. Ragazzi, è il 79esimo e questo è appena arrivato. Ma che cazzo è venuto a fare? Brombe, cavate dei coglioni! Che cazzo di gol! Porca puttana, signori! Quanto forte è! Ditemi tutto quello che volete, ma Mbappé maggiore di Haaland. Come cazzo ha fatto? Porca troia, che gol, ragazzi! Sotto al 7, perfetta, una secca ha tirato! Troppo forte, Leroy, Mbappé! E ufficialmente con questo gol diventa capocannoniere con 5 reti in questo mondiale. Mano! Godo cazzo! Attenzione VAR, Fuse l'ha chiamato subito. Harry, uno più per tre e mezzo, ciò. Il braccio è largo. Cioè, anche meglio del VAR, comunque, calcio di rigore. Un 3-1 ci sta. A meno che Lewandowski. No. Penalti. Leva contro Lloris. È da ripetere ragazzi, è entrato non so chi prima in area, comunque un francese, da ripetere ragazzi. Ha vinto la schedina. E ragazzi, finisce qui anche la partita, 3-1 Francia che vola direttamente ai quarti di finale.
fatemi sapere nei commenti se volete vedere anche i quarti di finale dallo stadio. Bellissima partita, gol di Giroud, doppietta di Mbappé, gol straordinario di Mbappé, gli hanno annullato tipo un mezzo gol in rovesciata di Giroud. Davvero bella bella partita questa sera. Quindi signori, per me la Francia è una delle candidate al titolo del mondiale, perché cioè veramente stanno giocando molto bene. C'hanno Griezmann a centrocampo che mi piace un sacco, Dembélé secondo me è sottovalutato ma è un fenomeno, per non parlare di Mbappé davanti, e Giroud, ma anche dietro la qualità in difesa è tantissima. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace per altri vlog reaction allo stadio e ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.